oggi. Allora iniziamo a mettere, facciamo due cose: nella prima ora mettiamo un po' d'ordine e cerchiamo di sistematizzare un pochino l'aspetto su i pattern di programmazione quando ci diamo un database, no? Prenderemo spunto dall'esercizio della volta scorsa in laboratorio per cercare di ragionarci e darci delle regole che ci aiutino in casi come quelli, in casi più complessi anche, no, a organizzare un po' il nostro codice. Nella seconda ora invece faremo un paio di esercizi, uno o due esercizi sulla ricorsione, che è l'oggetto essenzialmente di queste due settimane. Allora, partiamo dalle cose che abbiamo visto velocemente già la settimana scorsa, ma cerchiamo di vederle un po' meglio. Noi ormai abbiamo, se vogliamo, la dimestichezza con JDBC per aprire la connessione e leggere il database, però dobbiamo riuscire a trovare il modo giusto di posizionare questo codice di accesso al database all'interno della nostra architettura. I problemi, no, che dobbiamo affrontare a livello di organizzazione del codice, innanzitutto è, immaginiamo le 10 righe, no, che ci servono per fare una query su un database. Lì dentro è nascosta tantissima conoscenza specifica di qual è il database che usiamo, dove si trova, qual è la password, come sono fatte le tabelle, eccetera, eccetera. Conoscenza che noi vorremmo fosse il più possibile confinata, no? Che fosse, diciamo così, limitata alle classi che effettivamente hanno bisogno di conoscere questa informazione e non, diciamo, si propagasse al resto dell'applicazione. Quindi, in qualche modo, evitiamo, no? E già l'idea di queste classi DAO è la soluzione a questo problema. Evitiamo di mescolare all'interno delle classi, del codice che si occupa della logica applicativa, evitiamo di mescolare del codice che invece conosca il database. Quindi per noi la logica, la classe più intelligente dei nostri programmini sarà sempre il modello, che è quello dove si sa come si fanno le cose, no? come avvengono, come devono essere gestiti i dati. Quello che stiamo dicendo, in altre parole, è che il modello, non vogliamo mettere nessuna dipendenza sulla conoscenza del database, di JDBC, del SQL, all'interno del modello. E vogliamo in qualche modo mantenerlo separato, in modo da avere classi che abbiano delle responsabilità chiare. Cioè, il modello gestisce la conoscenza dello stato dell'applicazione, questa è una frase che abbiamo detto già più volte, e poi ci sarà un'altra classe che invece gestisce l'accesso al database, tutte le volte che è necessario leggere o scrivere dati sul livello del database, e lo teniamo separato dal modello. Quindi in qualche modo vogliamo incapsulare in classi separate tutte le operazioni di accesso al database, anche perché un determinato database potrebbe essere usato in più applicazioni diverse. Un detto che, diciamo così, c'è in chi gestisce i sistemi informativi è che i dati vivono molto più a lungo del codice. Cioè, un database con delle informazioni che ci sono oggi lo uso queste informazioni per fare una certa applicazione, un certo software che fa certe cose. Poi il software cambia, evolve, lo butto via e ne faccio un altro. Da versione desktop diventa web e da web diventa mobile, ma i dati sono sempre loro. Quindi una volta che ho dei dati, che di fatto poi sono una ricchezza, no, dell'azienda in cui lavoro, le informazioni che ha, pensiamo che siano, appunto, abbiano una vita molto più lunga del software che sto creando. E questo giustifica ancora di più il fatto che di dedicare un certo sforzo a un livello di accesso ai dati. C'è una libreria, una serie di una o più classi, no, che accedono a quei dati di quel database. Poi l'applicazione ne farà un certo uso, quindi il modello e il controller in parte sanno che cosa me ne faccio di queste informazioni. Però questo è separato rispetto ai metodi di accesso al dato per inserire, cancellare, ricercare dati, che magari possono essere usati in modi diversi, con scopi diversi, anche da applicazioni diverse. Quindi la soluzione qual è? È questo pattern, no, che si chiama DAO, che separa in qualche modo le classi del nostro programma in diversi gruppi. Secondo il pattern ci sono delle classi cosiddette client, cioè le classi che hanno bisogno di usare il database, hanno bisogno di accedere ai dati contenuti nel database, diciamo così.
Nel nostro caso la classe client sarà il modello. La classe modello a un certo punto dice, beh, questo dato qua mi serve salvarlo, oppure questa informazione mi serve cercarla. Le classi client non sanno nulla sull'organizzazione interna del database né la sua posizione fisica. Sanno solamente quali sono i tipi di dati che sono presenti. Poi ci sono queste classi DAO, DAO sta per, come dice il titolo della slide, Data Access Object, quindi un oggetto per l'accesso ai dati, che ha uno scopo solo, accesso ai dati, cioè permettere alle classi client di accedere ai dati. Come? Offrendo dei metodi astratti, generici, che ti dicono cerca la persona, cerca il corso, cerca il numero, e quindi lavorano metodi che lavorano come interfaccia con degli oggetti del modello, delle classi del modello, e poi internamente ovviamente sa parlare JDBC, quindi incapsula tutta la conoscenza su come interrogare il database. Un domani dovessero cambiare anche radicalmente il modo di memorizzare i dati, c'è solamente queste classi DAO che andranno buttate via e sostituite con altre che avranno la stessa interfaccia dal punto di vista del modello, saranno invisibili. L'altra caratteristica del DAO, quindi fornisce dei metodi generici di accesso ai dati, è capace di leggere e scrivere un database e, forse più importante, che non sa cosa il client vuole fare. No? È bello perché ci sono due metà, ciascuna delle quali ignora cosa vuole fare l'altra, cosa fa l'altra, e se le metto insieme lavorano bene. Perché ciascuna classe ha la sua specifica competenza. Quindi non metto dentro il DAO nessuna conoscenza applicativa. Cosa vuol dire nessuna conoscenza applicativa? Non faccio nulla che valga, che applichi una regola che vale per questa specifica applicazione. E magari per un'altra applicazione potrebbe non valere questa regola. Io cerco di fare una classe che sia effettivamente un vestito intorno al database. I dati sono in SQL, io li voglio far vedere come se fossero in Java, diciamo così. Allora, questo vestito che chiamo DAO, lo costruisco solamente in qualche modo conoscendo come sono fatti i dati e quali sono i modi con cui si può accedere ai dati. E cerco di non pensare a che cosa ha bisogno l'applicazione in questo momento. Ci penserà l'applicazione a livello di modello a imporre magari dei vincoli in più, dei controlli in più, che valgono magari solamente in quell'applicazione specifica. Poi ci sono altri oggetti ovviamente che contengono i risultati. Ad esempio, facciamo una query. Questa query noi sappiamo che ci viene restituita sotto forma di result set. Allora, l'errore che non dobbiamo fare mai è ritornare il result set al modello. Uno potrebbe dire, va bene, ho fatto la query dentro la classe DAO e questo result set lo do al modello, così lui si scandisce i risultati, se li va a vedere. Questo sarebbe sbagliato perché il result set è una classe specifica della tecnologia di JDBC, il cui contenuto, i cui campi sono specifici di come ho scritto la query, di come sono fatte le tabelle, e io non voglio che questa informazione, questa dipendenza arrivi fino al modello. Quindi tutte le classi, la regola generale, tutte le classi che stanno nel package JDBC, non fatele mai uscire dal DAO, no? Quindi il modello non le deve mai vedere. Tutte queste classi che abbiamo imparato a conoscere del mondo JDBC sono usate dal DAO, ma non sono viste dal client mai. Mentre invece, allora come fa il client, il modello, no? A conoscere i risultati delle operazioni? Lo conosce con delle classi semplici, cioè l'informazione che da qui ritorna vengono inserite, incapsulate in semplici oggetti. Oggetti che in qualche modo rappresentano le informazioni che sono sulle tabelle, oggetti che sono un po' speculari rispetto a quello che c'è nella tabella del database. In modo che il modello lavora sempre solamente con oggetti o collection di oggetti, ovviamente, nel momento in cui avete una lista o un insieme di risultati. Queste classi sono le più belle di tutti, perché non sanno nulla del client, non sanno nulla del suo scopo dell'applicazione, non sanno nulla del database, non sanno nulla di niente. Sanno solo che io devo contenere i dati di una persona e questi dati di una persona sono cognome, nome, matricola, quello che sia. Io mantengo l'integrità e l'accesso a queste mie informazioni
ma di solito questi oggetti non hanno logica al loro interno, se non eventualmente appunto la validazione, i controlli di coerenza dei campi, ma non fanno cose, non dipendono dall'applicazione. Quindi abbiamo questi tre macro livelli, quello che poi è chiamato client, per noi sarà il modello, il livello DAO e il livello degli oggetti semplici, che a seconda delle fonti in cui guardate, in questo pattern DAO vengono chiamati transfer object o data transfer object, quindi TO o DTO. Noi li chiamiamo semplicemente i being, no? Sono oggetti semplici che contengono informazioni, che vengono, nel caso di una query di select, in cui cerco informazioni, cosa succede? Che il DAO interroga il database e riempie degli oggetti con informazioni del database, questo insieme di oggetti viene ritornato al modello. Mentre invece, quando faccio un insert, sarà il modello che prepara degli oggetti, li passa al DAO e il DAO prende le informazioni di questi oggetti, presenti in questi oggetti e li infila nelle opportune tabelle del database. Quindi questi sono, per quello si chiama transfer object, sono dei trenini temporanei in cui ci sta l'informazione che deve viaggiare dal modello al DAO o dal DAO al modello. Poi a volte questi bin possono anche far parte del modello stesso, cioè l'informazione persistente nel modello, sono i tipi di oggetti che sono gestiti dall'applicazione. Quindi in qualche modo il diagramma delle classi lo possiamo vedere così, e poi ci chiediamo meglio criteri per progettare queste classi DAO. Client è il modello per noi, o l'applicazione in generale. Tutte le volte che l'applicazione vuole usare il database, vuole accedere al database, chiama un oggetto di tipo DAO e chiede all'oggetto di tipo DAO, crea un nuovo record, ricercalo, cancellalo, modifica, eccetera, eccetera. Quindi questo DAO dovrà offrire al suo client, alla nostra applicazione, i metodi CRUD, C-R-U-D, crea, leggi, aggiorna e cancella. Normalmente quando si dice un CRUD, in gergo, diciamo così, da sviluppatori, vuol dire offrire le quattro operazioni fondamentali per accedere a un dato. Poi magari non su tutte le tabelle, non su tutti i tipi di dato, queste quattro operazioni sono importanti e quindi magari non le implementiamo tutte, però queste sono le operazioni di base. Poi di più ci sono cose più complicate, ma per ogni tabella, se non so aggiungere un elemento, se non so cercare un elemento che esiste e se non so aggiornarlo, siamo per la cancellazione che a me sta allergica, quindi non ci penso mai, non riesco a gestirmi il mio database. Quindi il DAO mi fornisce delle operazioni di base sui dati e lui, vabbè, sa fare JDBC, quindi sa creare una connection, lanciare le query, analizzare il result set e così via, dentro il DAO. E poi restituisce che cosa? Restituisce degli oggetti, dei TO, dei DTO, che il client può usare. Ad esempio un metodo read di lettura ritorna un oggetto di questo tipo qua. Quindi sarà il DAO che crea, che leggendo il database crea un oggetto, ci mette dentro i dati e questo oggetto viene usato dal client. Nel caso di un create, quindi inserisci un nuovo oggetto, sarà il client che crea l'oggetto, lo passa al DAO e il DAO lo inserirà nelle tabelle. Adesso poi lo vediamo in pratica. Però sempre su questo scambio di informazioni tra client e DAO sono sempre questi oggetti sotto che fanno da tramite. Allora, diamoci dei criteri. Come progettiamo queste classi DAO? Essenzialmente, il DAO è una classe che non ha stato, non gestisce stato. Non conosce il prima e il dopo dell'applicazione. Fornisce dei metodi, un po' stile un po' procedurale, una serie di metodi slegati tra di loro che possono essere chiamati in qualunque ordine e ciascun metodo ha uno scopo ben preciso di manipolazione di dati. Una classe che non ha stato significa che quasi sempre non avrà neanche variabili locali, non ci sono variabili di istanza, tranne eventualmente la connessione se vogliamo evitare di riaprirla ogni volta, ma questo è un discorso che faremo più avanti, perché è un discorso solo di ottimizzazione. Ogni DAO dovrebbe gestire un tipo di dato. C'è poi una discussione infinita, perché di fatto non c'è un criterio esatto per poterlo decidere, su quante classi di DAO fare. Ne faccio una sola che gestisca tutto l'accesso al database di tutta la mia applicazione, se un database con 1000 tabelle avrà 6000 metodi,
oppure ogni tabella del database ha la sua classe DAO e ha solamente i metodi per accedere a quella. Qualunque cosa tra questi due estremi va bene, nel senso che poi dipende, no, dal livello di coesione. Quindi, e dipende anche, cioè dobbiamo evitare di avere delle 12.000 classi con un metodo ciascuna, oppure una classe sola con centinaia di metodi. Troviamo classe DAO che, se ho un database con molte tabelle, probabilmente alcune tabelle sono collegate tra di loro, altre sono collegate tra di loro in modo forte, allora magari si definisce una classe che gestisce le tabelle del primo gruppo, tutte le tabelle del primo gruppo nella stessa classe DAO e tutte le tabelle del secondo gruppo nell'altra classe DAO, ad esempio. Ce ne possono creare un certo numero, visto che poi di fatto queste classi non hanno stato proprio, ma sono semplicemente contenitori di metodi. È abbastanza indifferente spostare un metodo da una classe a un'altra di questi oggetti DAO. Semplicemente chi lo richiama deve sapere dentro quale metodo è messo. A parte questo, è abbastanza, diciamo, ha poco impatto, ecco, la posizione di un metodo all'interno di un DAO o di un altro, e quindi di conseguenza quante classi DAO, in quante classi DAO spargono, distribuisco i metodi che implemento. Ogni classe DAO dovrebbe offrire metodi di tipo CRUD, come dicevo prima, crea nuovi oggetti, crea, cancella, leggi, e dal punto di vista del database, okay? Quando dico crea, quindi sto creando qualcosa nel database, un dato che l'applicazione ha e vuole salvare nel database. Read, leggi, invece è un dato che c'è nel database, so che c'è, che so, ho la numero matricola, voglio sapere i dati dello studente, quindi ho bisogno di leggerli, quindi in questo caso ho un metodo tipo read. Aggiorna, cancella. O eventualmente dei metodi di ricerca. Cioè, un metodo read parte dall'idea che io conosco, diciamo così, l'identificatore, la chiave primaria dell'oggetto che mi serve e voglio avere i suoi attributi, le sue informazioni. E allora mi ritorna i dati di un oggetto e di quell'oggetto, se c'è. Molto spesso invece non voglio i dati di un oggetto, ma voglio un elenco di oggetti. Allora, per avere un elenco ho bisogno di fornire un criterio di ricerca. Quali sono gli oggetti che ti servono? Tutti quelli di questa tabella residenti in questa città. Allora, in questo caso abbiamo, oltre che i metodi di base che lavorano sul singolo oggetto, dei metodi, qui ho chiamato di ricerca, che lavorano su collection di oggetti, tipicamente in lettura. È molto più improbabile avere un metodo in scrittura che lavora su collection. Tipicamente è sulla lettura. Allora, come sono fatti questi metodi? Vediamo degli esempi di signature, poi li vedremo nel nostro esempio. Allora, ad esempio, metodi di ricerca di tipo read. Immaginiamo un DAO che gestisca degli utenti, no? Genericamente, una tabella degli utenti. Allora, io potrei avere un metodo che dice find o read, trovami o leggi l'utente se ti do il suo ID, la matricola, l'identificatore è unico. Allora, questo metodo del DAO, se chiamato, gli passo la matricola e lui mi ritorna un oggetto di tipo utente che contiene tutti i dati di quell'utente, dell'utente che ha quella matricola, se c'è. Null se non lo trova. Questo è un possibile modo di definire un metodo di tipo read. Altrimenti, io potrei pensare di passare a questo metodo find due parametri. Il primo parametro è sempre l'ID che voglio ricercare, il secondo potrebbe essere un oggetto che ho già creato, che ho creo io prima di chiamare il metodo find, e di cui il metodo find deve solo riempirmi i campi. Cioè, il gioco sta, chi fa l'agnon, chi crea l'oggetto? Lo crea il metodo find, allora lo crea lui e me lo restituisce, o lo creo io e glielo passo? Dipende dai casi. A volte, se user è effettivamente una classe, cambia poco. Se user fosse un'interfaccia, come abbiamo già imparato a usare nei metodi di factory, magari non crea un oggetto user, crea un oggetto che è una classe che implementa user.
E chi lo crea magari non, il metodo find non può sapere quale sottoclasse usare. E allora gliela creo io che so di più di lui e gli passo già un'istanza di una sottoclasse che implementa quell'interfaccia e lui riempie i campi. Quindi a seconda appunto di da dove nascono queste classi, ci sono dei casi in cui il DAO può creare un oggetto, ci sono dei casi in cui invece il DAO lo faccio lavorare su oggetti che gli do io. Un altro modo che collassa questi due, dice ma find ti do solamente una classe utente. Allora, questo, alcuni framework usano molto questo metodo. Ti do un oggetto user, il metodo find va a leggere il campo ID che c'è dentro questo oggetto user e lo usa come criterio di ricerca. È chiaro che quell'oggetto user che gli sto passando avrà, immaginiamo di voler sapere i miei dati conoscendo la mia matricola. Ti passo un oggetto user che è inizializzato con la mia matricola e gli altri campi sono tutti vuoti, non li so ancora. Il metodo find cosa fa? Legge la matricola, fa la query e riempie gli altri dati e mi popola l'oggetto, completa, no, i dati dell'oggetto che non gli avevo ancora passato o che non c'erano, che non erano validi. Sono modi diversi, se vedete codice in giro li trovate tutti. Quello più intuitivo è il primo, ovviamente. Ti do la matricola e mi restituisci l'oggetto. Ma non sempre, no? A volte, per evitare anche di creare i propri oggetti, usiamo sempre lo stesso e lo passiamo già pronto. Questo secondo è già un metodo di ricerca un pochino più sofisticato, che mi trova qual è l'utente che abbia una certa mail, eventualmente, quindi come login, e una password. Allora, in questo caso me lo restituisce solamente se la password è corretta, se no mi dice non ho trovato, non c'è. Questo che vantaggio ha un esempio di questo genere? Vantaggio è che magari nella classe user il campo password non lo metto, non c'è magari, per evitare che poi facendo casini io col programma, avendo un dato che è salvato lì dentro i miei oggetti user, per sbaglio faccio una print line di troppo e viene visualizzato, no? Quindi ci sono dei casi, quello delle password è facile da capire, in cui non vogliamo che i dati escano dal database. Cioè, se tu mi dimostri la password di saperla già, io ti dico va bene, ma se non lo sai non te la dico di sicuro. Quindi il metodo read non sempre mi dà tutto quello che vorrei, no, per ragioni ad esempio in questo caso di sicurezza. Oppure un altro metodo molto semplice, qui l'ho chiamato list, che dato una classe userDAO, userDAO.list mi dà una collection di tutti gli utenti. Allora, sono facili da fare questi, perché basta fare un select asterisco sulla tabella e tiro giù tutto, lo metto in una collection. Andiamoci cauti, perché se poi quel database ha 2 milioni di utenti, questo metodo qua comincia a essere un pochino pesante sia in termini di tempo di esecuzione che di occupazione di memoria. Quindi se siamo sicuri che i dati ritornati sono gestibili, bene, altrimenti cerchiamo il più possibile di evitare query del tipo dammi tutto, e invece andare solamente a chiedere ciò che ci serve ogni volta. Come ad esempio metodi di ricerca. Ricerca secondo un certo criterio, ad esempio tutti gli utenti che hanno un certo nome, magari ci sono degli omonimi, quindi c'è poi più di un utente che ha lo stesso nome. Allora mi restituisce una lista, che può essere di 0 elementi se il nome non ce l'ha nessuno, o di 1, 5, 10, 40 elementi, che sono quegli user il cui criterio di ricerca corrisponde a questo. Allora, che differenza c'è tra questa e la prima? L'ultima è la prima query di questa slide. Ecco, la differenza è nella natura del campo di ricerca. Se il campo di ricerca è la chiave primaria, un ID, il risultato è o uno o nessuno. E quindi ha senso che il metodo ritorni un oggetto, eventualmente nullo. Se invece il campo di ricerca, il criterio di ricerca, non è una chiave primaria, è possibile che il risultato sia molteplice. E quindi a livello di metodo, di interfaccia, io devo prevedere che mi ritorni una collection, che poi magari questa collection conterrà 0 elementi.
è legittimo, non è un errore. Oppure 1 oppure 7. Ok, quindi questi metodi sono diversi, sono sempre, fanno sempre la stessa cosa, dato un criterio, restituiscimi gli utenti che corrispondono a quel criterio. Ma in un caso, nel primo caso, so già che il criterio è univoco, perché ho usato come criterio di ricerca il campo che corrisponde alla chiave primaria. Poi ad esempio qua ci possono essere altri metodi, ma sono più semplici, di aggiornamento del database. Ad esempio il metodo create è semplice perché mi costruisco un oggetto user con tutti i campi che servono, faccio create e lui farà la insert nel database del nuovo oggetto. Magari la matricola però non la conosco prima di aver inserito l'elemento, perché magari è un campo che si incrementa da solo. Allora in quel caso, vedete che la seconda opzione per questo metodo create è di avere un valore di ritorno che mi dica qual è la chiave primaria dell'oggetto che ho appena creato. Magari poi mi serve, o magari la scrivo direttamente dentro l'oggetto user. Viene modificato l'oggetto user quando io creo un oggetto, il campo chiave primaria, il campo non lo conosco, e quindi lo lascio vuoto, lo lascio nullo, e me lo riempirà lui eventualmente. Qui poi ovviamente i dettagli variano di volta in volta, sto cercando di ragionare un po' in generale come si progettano questi metodi. Una cosa di aggiornamento potrebbe essere, ti do passo un oggetto, tu vai a prendere nel database quel record che ha quella chiave primaria e sostituisci tutti gli altri campi con questo, con i valori di questo oggetto specifico. È abbastanza raro dover sostituire i valori di un oggetto. Poi vogliamo gli ultimi due, lasciamo perdere il delete, gli ultimi due invece sono, diciamo così, metodi di servizio. No, ad esempio, voglio sapere se un determinato indirizzo di mail esiste già. Cioè, quando sai, magari ci serve quando creiamo un nuovo utente, prima di chiedere tutti i dati, chiediamo ok, qual è il tuo indirizzo di mail, se c'è già, duplicato, quindi magari era già registrato, non ti ricordi più la password o altro. Quindi questo in realtà non è un vero metodo che scambia dati, semplicemente chiede al database di fare un controllo. E in questo caso, ad esempio, il risultato potrebbe essere semplicemente un booleano, c'è o non c'è. Non ti sto chiedendo se c'è di darmi i dati dell'utente, perché in questo momento non mi servono. Quindi è inutile farti fare un lavoro in più. Oppure dati operativi, del tipo, beh, questo è l'utente, forzagli una nuova password, che è un tipo particolare di update. Infatti ti passo comunque l'oggetto utente, però è più esplicito, che magari va a considerare solamente il campo password e non gli altri campi dell'utente. Poi è chiaro che in ogni applicazione avremo una diversità di metodi di questo genere in funzione di che cosa ci serve, ma alla fine si somigliano un po' tutti. E questo per quanto riguarda i metodi del DAO. E per quanto riguarda invece gli oggetti, i transfer object, che linee guida abbiamo, che suggerimenti abbiamo? Allora, io ho provato a mettere insieme alcuni suggerimenti, prendeteli come suggerimenti generali, perché poi magari c'è un caso specifico in cui non va bene, no? Però giusto per avere una guida. Noi vogliamo, quello che stiamo cercando di fare a mano, in modo così intuitivo, un po' empirico, è quello che formalmente si chiama Object Relational Mapping. Ci sono dei sistemi di cosiddetti ORM che lo fanno in automatico. Uno particolarmente famoso si chiama Hibernate. Ma noi non usiamo quei mostri, siamo in un'applicazione più semplice, quindi ce lo facciamo a mano. Qual è lo scopo dell'ORM, dell'Object Relational Mapping? È quello di fare un mapping, una corrispondenza, tra il mondo oggetti in cui lavora il nostro programma e il mondo relazionale in cui vivono le tabelle del database. Sono due mondi molto diversi, modi di pensare diversi, modi di rappresentare informazioni diverse. Nel mondo relazionale il concetto base è la relazione, è il join, che nel mondo oggetti non esiste. Nel mondo oggetti il concetto fondamentale è l'ereditarietà, che nelle tabelle del database non esiste. Quindi sono due modi molto diversi di vedere i dati. Noi vogliamo in qualche modo farli coesistere, no? Metterli in corrispondenza in modo da fare in modo che la mia applicazione lavori a oggetti,
ma le operazioni che fa sugli oggetti abbiano un riflesso sul database e viceversa, no? Abbiamo un riflesso prevedibile e chiaro. Quindi, linea guida. Noi abbiamo bisogno di oggetti che servono a salvare i dati. Li chiamiamo Java Bing, oggetti semplici. L'idea è che ci servirà un oggetto semplice per ogni tabella del database. Allora, partiamo da un caso pratico. Il database degli iscritti ai corsi, no, su cui avete lavorato mercoledì scorso in laboratorio. Allora, lì avevamo tre tabelle, tre sole tabelle. Quindi, per rappresentare i dati, cioè abbiamo i dati dei corsi, i dati degli studenti e i dati delle iscrizioni che dicono quale studente ha iscritto quale corso. Quali bin, quali classi dobbiamo creare? Ecco, la regola dice: creiamo un Java bin per ogni entità principale del database. Entità principale non vuol dire per ogni tabella. Se noi pensiamo al modello entità relazione che sta dietro a questo database, corso e studente sono due entità e iscrizione è la relazione che molti a molti che lega corso a studente. La relazione, essendo molti a molti, devo materializzare attraverso una tabella con le opportune chiavi esterne. Allora, la mia regoletta dice la tabella iscrizione, per la tabella iscrizione non fare una classe a parte. Non ti serve. I nomi delle classi dovrebbero essere uguali ai nomi delle tabelle. Quindi una classe che si chiama corso, una classe che si chiama studente. La mia preferenza sempre, sia per il nome della tabella che per il nome delle classi, è di usarla al singolare. Viene meglio quando poi scriviamo i metodi. E il bin, questa classe, deve avere una proprietà privata per ciascuna colonna della tabella il cui nome sia corrispondente. Quindi, vuol dire che se la tabella corso ha, dove sono, 4 campi, codice insegnamento, crediti, nome, periodo didattico, il mio Java bin che si chiama corso avrà 4 proprietà in cui i tipi di dato siano il più possibile corrispondenti. Quindi se c'è un varchar dall'altra parte metto string, se c'è un int dall'altra parte metto int. Eventualmente l'unica operazione che c'è da fare è convertire il formato delle variabili. Ad esempio, sapete che SQL è un linguaggio casing sensitive, quindi la differenza tra maiuscole e minuscole non la mette, e quindi ad esempio per separare le parole un identificatore lungo si usa a volte il segno di trattino sottolineato, mentre invece in Java abbiamo la convenzione a camel case. Quindi in questo caso ovviamente usiamo la convenzione di scrittura delle variabili di Java, ma cerchiamo di mantenere il più possibile lo stesso nome di variabili, no? Così non ci confondiamo dopo. Per questo oggetto, ecco, tranne le colonne che sono usate come chiavi esterne. Poi ci pensiamo da un attimo. I campi che sono, in questo caso le chiavi esterne non ci sono. C'è il codice insegnamento che è una chiave primaria e una serie di campi che sono attributi secondari. Ci fossero chiavi esterne, pensiamoci un attimo, no, ci pensiamo tra due slide, semplicemente, no? Come trattarle. Poi pensiamo a un costruttore che sia in grado di costruire un nuovo oggetto partendo da un record intero del database, quindi che abbia tra i parametri tutti i campi. E aggiungiamo tutti i getter sector per tutte le proprietà, per completare, diciamo così, il Java bin, e definiamo i metodi equals hash code, che definiscono qual è il criterio di uguaglianza di questo oggetto. Allora, quali campi faccio entrare nel metodo equals hash code? Dovrò far entrare, se voglio avere coerenza tra il mio modello oggetti e il mio modello relazionale, dovrò far entrare esattamente i campi che compongono la chiave primaria. Perché dal punto di vista del database, due oggetti sono identici se hanno lo stesso valore per la chiave primaria. Dal punto di vista di Java, due oggetti sono identici se l'hash code è uguale e il metodo equals ritorna vero.
quindi io voglio che il Scoda e l'Equas lavorino esattamente sugli stessi campi su cui lavora il database per dire se, sono oggetti, se gli oggetti sono diversi o sono uguali o diversi, altrimenti rischiamo di avere magari questa, diciamo così, io non voglio, sarebbe sbagliato per dire, creare un bin corso che usa come criterio di equal e come hashCode il nome anziché il codice dell'insegnamento. Perché nel caso di due insegnamenti che hanno codice diverso ma lo stesso nome, il Java li considererebbe uguali, il database li considererebbe diversi e poi voglio vedere e debuggare perché ho inserito un nuovo corso e il database non lo inserisce o cose del genere. Allora, se applichiamo queste regolette, che cosa otteniamo? Beh, andiamo a prendere, io vado, ho preso, mi sono fatto un fork del progetto della volta scorsa, questo lab 3, e quindi possiamo ad esempio crearci un piccolo package, lab3.model, sono cose che probabilmente avete già fatto in laboratorio, adesso proviamo a rifarle, no, seguendo le regole. Allora, mi serve una classe che si chiama corso. Perché? Perché la tabella si chiama corso. La tabella si chiama corso con la C minuscola, ma la mia classe ovviamente avrà la C maiuscola. La tabella corso deve avere quattro campi privati. String, codice insegnamento, e io qua metto la I maiuscola, perché è una parola nuova, codice insegnamento, quindi in Java devo mettere la maiuscola, per convenzione. Poi ho, scusate, crediti, int crediti, private, poi ho una stringa che è nome e un'altra intero, private, int pd, periodo didattico. Dopodiché completo il bin, quindi genero un costruttore, e qui la maggior parte del lavoro lo fa Eclipse, genero un costruttore partendo dai campi e ce li metto tutti e quattro, possibilmente nello stesso ordine in cui sono elencate le colonne del database. Ecco qua. Genero getter setter per tutti i metodi, per tutti i campi, quindi ho generato il costruttore getter setter e genero hashCode equals, scegliendo come campi su cui viene calcolata l'uguaglianza codice inserimento, perché codice inserimento è la chiave primaria del database. Il database che è la primaria può essere fatto da un campo solo o anche da un insieme di più campi. Se ci fossero più campi, allora lì qua se lo devo far lavorare sull'uguaglianza di tutti i campi. Fatto. Quindi mi genera l'hashCode che lavora su codice di insegnamento e l'equals che lavora anche lui su codice di insegnamento. E quindi ho fatto il primo transfer object per la tabella corso. Posso poi facilmente fare un secondo per la tabella studente, non è che sia molto diverso. La tabella si chiama studente, quindi è una classe che si chiama studente, è fatta di quattro campi, matricola, string, cognome, string, nome, string CDS. Scusate, fatemelo fare minuscolo perché per convenzione in Java tutte le maiuscole sono le costanti, mentre questa non è una variabile. Corso di studi. E poi completo. Mi faccio il costruttore, mi faccio il getter setter, mi faccio l'equals. Allora, costruttore,
che usa tutti i campi. Poi gli faccio fare generare getter e setter di tutti e infine hashcode equals dove è andato? Qua usando la matricola, perché la matricola è il campo chiave primaria. Occhio che qua in questa finestra mi metto i nomi dei campi in ordine alfabetico e non in ordine di dichiarazione, quindi non è il primo che devo pescare. Fatto, in questo caso la matricola è un numero intero, quindi fa in fretta a calcolare l'hashcode. Quindi abbiamo le classi base con cui lavorare. E questo mi permette di fare operazioni tipo ricerca del corso, fammi l'elenco dei corsi, ricerca lo studente, eccetera. Inserisci un nuovo studente. Poi l'altra metà del lavoro sarà capire come gestire invece le relazioni, come ad esempio questa istruzione. Proviamo però, anche solo su queste due classi, a ragionare su come potrebbe essere fatto il DAO. Ma proviamo a inventarci i metodi che metteremmo in una classe DAO per gestire queste due classi, queste due tabelle. Allora, io mi creo un nuovo package che non è dentro model ma dentro database, e dentro database posso creare una classe, chiamiamola studente DAO. Allora, senza andare a implementarli per ora, ma quali metodi potremmo dare a questa classe che ci permettono l'accesso al database sottostante, in particolare alla tabella studenti? Allora, partiamo dalle semplici, no? Le crude. Crea un nuovo studente. Public. Void. Crea. Usiamo create, usiamo create, read, update come nomi di metodi, no? Così ci ricordiamo il crude. E gli passo che cosa? Uno studente S. Ovviamente studente andrà preso dalla classe model. In questo modo ogni volta che voglio creare un nuovo studente chiamerò la classe studente DAO.create e gli passo un oggetto studente che ho preparato con tutti i campi. Poi la classe studente DAO ovviamente andrà a farsi, cioè il metodo create va a fare la query di inserimento. Se invece voglio cercare read, e un metodo read che mi ritorna uno studente e prende come parametro la chiave primaria della tabella studente. Qual è il codice di insegnamento? La matricola. Quindi un intero, in questo caso matricola. Per ora non lo sa fare, quindi ritorna a noi. Se voglio, se mi fa comodo, posso anche fare l'overloading di questo metodo. E fare in modo che o lo posso chiamare passandogli già un utente o lo posso chiamarlo passandogli una matricola. Quindi ad esempio potrebbero esserci un altro modo di implementare questo metodo di read: gli passo un oggetto studente, lui me lo legge il campo matricola e mi riempie gli altri campi. È ovvio che poi a livello di implementazione
ne implemento uno solo dei due con la query e sull'altro richiamo quello prima cambiandogli le carte in tavola, ovviamente, no? Ad esempio, il primo, se vogliamo implementare questo secondo, ecco, scriviamo anche cosa fanno questi metodi. Legge da database lo studente, che possiede la matricola data da s.matricola. S è l'oggetto che gli ho passato e riempie di conseguenza tutti i campi, tutti i rimanenti campi di S. E se non c'è? Se per caso non lo trovo, cosa devo fare? Posso fare due cose. Mettere a null quell'oggetto non posso perché è un oggetto che mi è passato da fuori. Quindi o genero un'eccezione, decido di generare un'eccezione, oppure decido di ritornare un flag booleano che dice l'ho trovato o non l'ho trovato. Quindi direi che forse è più comodo fare il boolean. Se la matricola è trovata, la matricola viene trovata, ritorna true. Altrimenti ritorna code falso e non modifica nessun campo di S. Scrivere la documentazione di un metodo prima di implementarlo ci aiuta a pensare prima a tutto ciò che deve succedere, perché poi quando siamo dentro il codice già ne abbiamo da pensare a livello di farlo giusto, di implementarlo, no? Per cui probabilmente il caso di che cosa succede se la matricola non esiste magari non l'avremmo pensato, non ci sarebbe venuto in mente subito. E quindi param S lo studente da ricercare la cui matricola è da ricercare e di cui campi saranno riempiti se la matricola esiste. E poi invece abbiamo il valore di ritorno che è true se esiste, false se non è trovato, se non è stato trovato. Qualcosa del genere. No? Abbiamo la nostra documentazione del nostro metodo. E idem per il metodo read, no? Ci costruiamo questi. Poi si somiglieranno tutti, no? Perché ciò che stiamo facendo adesso per lo studente, per il corso, sarà analogo. Quindi dicevamo CRUD, create, read. Poi ci sarà un metodo eventualmente di update. Ci sarà, non ci sarà. Dato uno studente, dopo che l'ho creato, quali sono i campi che eventualmente
potranno, ha senso che vengano modificati in futuro. E normalmente il nome e cognome non lo cambiamo così ogni tanto. La matricola è assegnata per sempre. L'unica cosa che potrebbe cambiare eventualmente è il corso di studio. Allora, a questo punto sta a noi decidere se implementare un metodo update generico, che comunque ti passa un nuovo studente e lui eventualmente ti cambia anche il nome e il cognome, per mantenergli fissa la matricola. Oppure già pensare sul fatto che proprio non ha senso, ma non ha senso per l'applicazione che stiamo per fare, ma non ha senso per la natura del dato, che quei dati cambino, e quindi il metodo di update che creerò, che fornirò, permetterà solo di aggiornare l'unico campo che ha senso aggiornare. Quindi in questo caso non faccio un metodo generale update, ma lo chiamo solo update CDS, per esempio. Aggiorna solo il corso di studi. Anche qua lo posso pensare in due modi, o così, o così. Come metodo. Cioè, o ti passo un oggetto studente e tu internamente ti vai a estrarre il campo matricola per capire qual è lo studente che voglio, vai a estrarre il campo CDS e fai un archivio di aggiornamento in cui aggiorni solo il CDS dell'utente che ha quella matricola, oppure ti passo, diciamo, di spezzettati i due campi, i due valori. Nel caso in cui il campo da aggiornare sia uno solo, le due forme, diciamo, che si equivalgono quasi. Ovviamente nel caso in cui io voglio aggiornare più campi, sicuramente con la prima, gli passo l'oggetto che ha già detto che ciò che mi serve. Ma in generale io preferisco quasi sempre lavorare direttamente con l'oggetto. Perché vuoi che poi un domani decidiamo di aggiungere un campo, togliere un altro, cambiare il nome di un campo all'oggetto bin, e allora dover cambiare i parametri di tutte le funzioni è più pesante che non semplicemente aggiornare l'oggetto, ricompilo il progetto e sono a posto. Cioè, nelle signature dei metodi non vedo tutti i campi. Vedete che tante volte il modello prende dei dati, li passa senza andare a spacchettare campo per campo ogni oggetto. Quindi il più possibile cerchiamo di lavorare con oggetti e non con i singoli valori. A volte ci capiterà di creare un oggetto e mettere dentro solamente alcuni campi e non altri, perché in quel momento non ci servono, no? È una pratica un po' strana, ma permette di risparmiare sui tipi di metodi che implementiamo. E poi? Poi questi qua vanno implementati facendo una sorta string SQL. E poi c'è altro da fare, ma il delete, non, come vi dico, non lo voglio mai pensare. Quindi la creazione ce l'abbiamo, ti do un nuovo studente, lo crei. La ricerca, data la matricola, mi dai i dati dello studente. L'aggiornamento, solamente il CDS. Altro? Che cosa ha senso fare sugli studenti? Allora, ricerca per matricola ce l'abbiamo già. Vogliamo fare una ricerca per nome? Può aver senso? Vogliamo fare una ricerca per CDS? Tutti gli studenti che sono in determinato CDS? Immagina l'omino che sta allo sportello della segreteria degli studenti, arrivo io, come ti chiami, digita il mio nome e magari trovo la matricola senza, magari in quel momento non ti ricordi la matricola. Allora potrebbe essere utile fare una ricerca per nome, per cognome ad esempio. Per cognome e nome, mescolati, combinati. Allora, se riteniamo, no, che ci serva una cosa di questo genere, aggiungiamo dei metodi al nostro DAO, studente DAO, che ritornino una qualche una ricerca, quindi io posso ritrovarne anche molti,
Quindi una qualche collection, diciamo una lista per far breve, di studenti. Search by, ad esempio, cognome. E quindi mi dà l'elenco di tutti gli studenti che hanno un certo cognome. Come glielo specifico il cognome? Anche qui ho le due modalità, o gli do il cognome oppure gli passo un utente di esempio di cui poi lui userà solamente il campo cognome. Però in questo caso mi piace un pochino meno, perché tanto già nel metodo c'è scritto by cognome, quindi in realtà sto proprio cablandolo su un campo, quindi quel campo lo devo vedere comunque esplicitamente. Quindi in questo caso, mentre nel primo caso preferisco la prima versione e un po' meno la seconda, in questo caso direi che preferisco la prima, la seconda mi sembra un eccesso di complicazione. Quindi sono metodi di questo genere, in questo caso restituiscono una collection di oggetti studenti, una linked list, una array list, lo deciderà il metodo come implementarlo, che soddisfano un certo criterio più o meno complicato. In questo caso è un criterio semplice di filtro su un campo, dato quel cognome. Quindi ragiono su quali sono i metodi utili. Se io sto costruendo un livello DAO generico, cerco di mettere dentro tutti i DAO, tutti i metodi che potrebbero essere utili. Se io in realtà sto facendo un esercizio che ha una certa finalità, in cui so già dove voglio arrivare, magari so già che alcuni metodi non mi servono, allora non li implemento neanche, ovviamente non è che sono obbligato a fare tutto subito. Ecco, nell'implementazione di questi metodi, come sono? Sono tutti molto simili. Alla fine differiscono per la query e per come viene gestito il result set. Ma tutti all'inizio dovranno sempre fare la connessione al database. Sempre. Allora vorrei perlomeno mettere a fattor comune questo codice che fa la connessione al database. Perché scrivere qua le tre righe che aprono la connessione, JDBC URL uguale driverManager.getConnection, e riscrivere uguali qua sotto, e riscrivere uguali qua sotto, e riscrivere uguali qua sotto, soprattutto per quanto riguarda JDBC URL, replicarla più volte mi sembra sbagliato. E anche metterla come magari variabile statica dentro la classe. Se un DAO solo va bene, ma se avessi due DAO, ad esempio quando faremo lo corso DAO, allora anche lì dovrei replicare la stessa JDBC URL. Allora, quello che posso fare e anche qua è delegare a una classe diversa il compito di fornirmi una connessione. Qui in questo caso lascio sempre il package DB. E non so perché non c'è una legge, ma io da anni la chiamo DB Connect, questa classe. Database Connect. Che è una classe che mi fornisce semplicemente, è la mia factory privata di connessioni. Allora, per ad esempio, pensiamo a un metodo statico che quindi possa essere chiamato senza necessariamente creare una new dbconnect, quindi posso scrivere dbconnect.getConnection. E questo metodo sa cosa fare. Sì, ritorna un oggetto di tipo connection. E quindi lui, connection, è un java.sql.connection. E quindi ho una private string JDBC URL che la metto qua e qua ci metto la stringa di connessione. Così ho un punto unico in cui eventualmente andare a modificare queste cose. E cosa fa questo? Questo poi in realtà è molto semplice, poveretto. Farà un connection con uguale driver manager
punto get connection passandogli quella JDBC. JDBC URL. Punto e virgola, questa devo, scusate, devo mettere statica anche questa. È una costante. Ok. Adesso perché è rosso qua? Ma perché ci sono le eccezioni. Allora, poi scusate, poi return. Ci sono le eccezioni da intercettare, quindi metto un try catch intorno all'istruzione get connection. Questo return lo metto qua e dico se tutto va bene chiamo la get connection con questa JDBC URL, mi ritorno la connessione che poi restituisco al mio chiamante. Se qualcosa non va bene, vabbè, stampo questa eccezione e poi l'eccezione la posso propagare al mio chiamante a sua volta. Cioè qua dentro questo è un metodo di servizio che apre la connessione. Lui non è in grado di decidere cosa farne di questa eccezione. Quindi la cosa che può fare a sua volta è riportarla al chiamante. Dopo che magari l'ho stampata. Allora io potrei ad esempio fare un throw new runtime exception di, dunque c'è una forma che riceve un messaggio e un throwable, quindi errore nella connessione virgola e. Quindi E è l'eccezione che ho ricevuto io di tipo SQL exception. Io la prendo e la rilancio al mio chiamante aggiungendogli un messaggio, così capisco meglio dove è stata generata quell'eccezione. Poi sarà il mio chiamante che a sua volta dovrà gestirla in qualche modo, no? E se nessuno la gestisce il programma si ferma. Quindi questo print set trace adesso lo lasciamo, ma al limite a attendere poi verrà poi tolto, cancellato, perché se la restrizione viene gestita correttamente non devo vedere cose sullo schermo che non dovrei vedere. Vabbè, questa è una classettina di servizio. Adesso non mi è stupida perché è fatta solo di una riga, perché in realtà il lavoro viene fatto qua, poi in realtà c'è la gestione delle eccezioni, eccetera. Ci servirà a farla così, perché tra qualche settimana ci preoccuperemo del fatto che aprire le connessioni rischia di essere una delle cose che rallentano di più il nostro programma. E allora ci chiederemo com'è che riusciamo a fare, a rendere molto più furba, veloce, ottimizzata l'apertura delle connessioni, e che vorrà dire che dovremo lavorare solamente dentro questa classe e tutto il resto del programma non se ne accorge, perché ogni connessione verrà sempre ottenuta attraverso questa classe. Quindi, per il momento è semplicemente un'operazione di pulizia, ma poi ci servirà anche come scalabilità del programma. Allora, JDBC URL che cos'è? Eh beh, allora JDBC, due punti MySQL, due punti barra barra, localhost, slash, nome del database, che in questo caso si chiama iscritti corsi, slash, no scusate, user uguale in questo caso root, password uguale root. Perché l'ho chiamato BD Connect, che dovrebbe essere DB Connect? Scusate. Database. Okay. Adesso a questo punto vuol dire che nei vari metodi per ottenere una connessione JDBC userò semplicemente
il mio dbconnect.getConnection. Fine. E poi faccio il lavoro vero. Cioè, ad esempio, qui sono nel metodo create e dovrò fare una insert. Giusto? Quindi, il tipo di stringa che devo ottenere, insomma, chi se la ricorda come si fanno a inserire degli studenti, allora facciamoci aiutare. Ad esempio, fingiamo di inserire un nuovo dato e vediamo com'è l'istruzione insert. Allora, qui dice, ecco, non avevo notato prima, che il campo matricola non è autoincrementante, no? Perché ho provato a inserirlo senza specificare la matricola e il database mi dice non posso perché il campo matricola non ha un valore di default, quindi devo specificarla io. Va bene, specifichiamola. Allora, questo è il tipo di, avendo inserito questo dato fasullo qua in mezzo, questo è questa è l'istruzione che dobbiamo implementare. Io sono pigro e me lo faccio fare da IDSQL. Ovviamente con le dovute virgole e virgolette. E poi mi serve un punto e virgola in Java al fondo. Ok. Adesso, vabbè, questa è la sintassi SQL per inserire. Poi, matricola, cognome, nome e corso di studi, ovviamente non saranno questi. Dovranno essere quelli che arrivano da S. Quindi, fatemi duplicare questa riga e commentarla così me la salvo per dopo. Io dovrei, e facciamo anche un'altra cosa, spezziamo la stringa qua e andiamo a capo, se no non ci vediamo niente. Quindi qui al posto di questo 3333 ci devo mettere la matricola. Qual è la matricola? È S. Get matricola. Quindi in quel punto della stringa ci devo concatenare la matricola. Poi qui ci vuole il cognome. Il cognome va messo qui. Quindi qui cosa c'è? Aperto apice dell'SQL. Chiusi doppi apici per uscire dalla stringa, concateno il cognome, poi riapro la stringa in Java con i doppi apici e chiudo il singolo apice che faceva parte della query SQL. Quindi a livello di sintassi è abbastanza scomodo, bisogna riuscire a non perdersi. La stessa cosa si fa qua. Interrompo la stringa e ci concateno dentro s.getNome. E infine l'ultimo è il corso di studi, stesso giochino, interrompo la stringa, ci concateno dentro s.getCDS. Quindi ho costruito una stringa che non è più costante, ma è personalizzata con i valori che ci devo inserire in quel momento.
Allora, una volta che l'ho fatta, se vogliamo, il grosso del lavoro è fatto, perché il resto si tratta semplicemente di avere uno statement preso dalla connessione create statement e eseguire questa stringa qua. Sì, va bene. Sperando che non ci sia un'eccezione SQL. Qui c'è la insert, altrove ci sarà la select, ogni volta devo fare il piede giusto, no? E questi metodi sono tutti così. Alla fine c'è la get connection, la parte complicata è scrivere la query in modo corretto, e poi nel caso di una insert semplicemente faccio scusate, un execute update, che è il metodo giusto per la insert. Dovrei controllare che effettivamente execute update ritorni il valore 1, cioè ho inserito un nuovo dato e non ritorni 0 per dire non ho inserito. E quindi poi cambia leggermente il codice che sta sotto l'execute o l'execute query, soprattutto quando c'è un execute query o un result set che devo poi convertire. Ma prima di andare avanti su questo, vorrei soffermarmi sul disastro che abbiamo fatto qua sopra, per dirvi non lo facciamo mai più. Perché lo chiamo disastro, già che c'è scritto in linea 18? Uno, perché è totalmente illeggibile. Se io l'ho scritto, però se adesso dovessi andare a modificarlo, perché magari aggiungo un campo alla query o cambio l'ordine dei risultati, preferisco cancellarlo e scriverlo da zero. Con tutte queste apici che si aprono, si chiudono, le virgolette, si concatenano, l'ho scritto su tre righe. Questa è semplice, Più semplice di così non riusciamo a farlo qui. Ma immaginate quelle complicate, che sono già complicate in SQL, e mettere dentro, andando a inserire nel punto giusto il dato giusto. Ma non solo. Vi rubo ancora 5 minuti prima dell'intervallo per farvi venire un po' di paura. Ciò che stiamo facendo noi è una cosa di questo genere, questo qua. Io costruisco una stringa SQL in cui a un certo punto ci concateno dentro un dato. Da dove arriva questo dato? Dall'utente. L'utente l'ha scritto lui. Quindi l'utente può scrivere ciò che vuole in quel dato. Allora, io conosco un utente che quando gli chiedi come si chiama, lui ti dice che si chiama chiusa virgoletta punto e virgola, anzi apice punto e virgola di asterisco from users punto e virgola meno meno. Quello è il suo nome, l'hanno battezzato così. Allora, cosa capita se noi, se un utente nel campo username scrive questa roba qua? Che noi prendiamo questa stringa, che era un'innocuissima, se si può dire in italiano, select, e qua dentro ci concatena user. Allora, la nostra query leggerà select asterisco from users, where username uguale aperto apice, chiuso apice, punto e virgola, delete asterisco from user, punto e virgola, trattino trattino, che essendo di commento in SQL, chiuso apice. Questo chiuso apice va a finire in un commento. E quindi la query è questa. La stringa SQL diventa questa. Questo è un problema che si chiama SQL injection, iniezione di codice SQL che decide l'utente all'interno della tua applicazione. Quindi tu, con la tua applicazione, con la password che tu conosci del database, fai eseguire al tuo database una query che ti ha iniettato un utente particolarmente simpatico. Disastri mortali, perché se ti cancella tutto sei ancora fortunato. È quando ti ruba i dati e non te lo dice, e non te ne accorgi che succedono i casini. Ok? Allora,
La regola generale è: qualunque dato che provenga dall'utente deve essere guardato con fortissimo sospetto. In particolare, qual è il problema qua? Il problema qua è questa apice, che viene interpretato come parte della sintassi SQL e non come parte del valore stringa del campo where. Allora dovrei andare a controllare, dopo che l'utente mi ha inserito il dato, che lì dentro non ci siano apici. E se c'è un apice, sostituirlo con backslash apice. Parla escaping, no? Dei caratteri speciali. E neanche che ci siano a capo. E neanche che ci siano dei backslash. E voi quanti altri caratteri strani che la sintassi SQL non potrebbe interpretare lì dentro in quel punto. Quindi, in teoria, dato un dato che arriva all'utente, prima di usarlo dentro il programma, soprattutto prima di passare a un database, va sanitizzato, ripulito. Vabbè, qui ci sono una figura carina di un tipo che cercava di fregare l'autovelox, dicendo: quando poi mi fotografi la targa, il riconoscimento di caratteri, ti metto SQL injection per cancellare un'altra vignetta di uno studente che appunto è come... Il database della scuola aveva questo cognome, ma vabbè. Siamo aperti al discorso delle performance. Allora, come si combatte questo problema? Allora, o impazziamo ogni volta che leggiamo una stringa a fare 12.000 ricerche e sostituzioni per andare a ripulire i caratteri speciali, e però dobbiamo saperne una più del diavolo, perché una volta che abbiamo sistemato gli apici, gli spazi, i backslash, magari lui trova un carattere, che ne so, cirillico o cosa, che manda in palla, sfrutta un buffer di MySQL e fa eseguire lo stesso la query. E quindi dobbiamo anche sapere che quel carattere lì in particolare va cancellato, va sostituito con uno spazio, non finiamo più. Oppure facciamo fare questo lavoro al driver by JDBC. Come? Con un statement più furbo dell'oggetto statement che usiamo noi, che si chiama prepare statement. L'oggetto prepare statement è molto semplice. Separa in due fasi la preparazione dello statement dall'esecuzione dello statement stesso. Quindi io prima dico al driver JDBC qual è la sintassi dello statement che voglio usare, poi quando ho ad eseguirlo gli passo i parametri, i valori, ma glieli passo non concatenandolo dentro la stringa, bensì con dei metodi Java. Allora, tutto il problema di iniettare il valore giusto controllando che non ci siano dell'iniezione sbagliata, la fa il driver JDBC. A livello di codice è molto semplice. Quando io definisco lo statement, al posto dei dati che voglio inserire, ci metto semplicemente il carattere di punto interrogativo. Quindi questa non è una query vera, no? È un modello di query. Quindi io creo, mi faccio dare un statement non più con create statement, bensì con prepare statement, e gli passo il modello. Il database prepara questo statement e poi a un certo punto dovrò eseguirlo. Prima di eseguirlo devo impostare i valori attuali, effettivi, correnti, di quei due parametri. Due, noi in questo caso ne abbiamo quattro. Semplicemente con dei metodi statement, che è l'oggetto prepare statement, set int, set float, set string, a seconda di cos'è quel tipo. 1, 2, 3 è l'ordine del punto interrogativo, cioè il primo punto interrogativo, il secondo punto interrogativo, eccetera. Sostituiscilo con questa variabile Java. Se è un intero lui la mette normale, se è una stringa gli mette gli apici intorno e fa tutto l'escaping dei caratteri che devono essere fatti, fa tutto lui. Quindi io non devo mai concatenare stringhe, ma devo preparare un modello e andare a specificare quali sono gli oggetti Java il cui valore dovrà essere inserito in quel punto. Immaginiamo poi sulle date, quando parleremo di date, quanto ci semplifica la vita. Quindi, per mantenere la promessa, questo non lo faremo mai più, ecco, come andrebbe scritto? Allora, io vado a riprendermi la mia stringa. Questa qui la mandiamo via. E il modo corretto di usarlo è questo. Al posto dei parametri
ci metto 4 bei punti interrogativi. Fuori dalle virgolette, perché io non voglio inserire la stringa che contiene il punto interrogativo. Voglio dire, questo qua è un placeholder, è un segnaposto per un argomento che arriverà dopo. Quindi in ogni punto della query in cui ci sono dei parametri variabili che dipendono dai dati dell'utente, lo sostituiamo con un punto interrogativo. A questo punto non usiamo un oggetto statement, ma un oggetto prepare statement. Ovviamente che è sempre di java.sql. Prepare statement. E nella istruzione prepare statement gli do già le SQL. Quindi vedete che la differenza è che prepare statement. La differenza è che nel modo vecchio con cui lavoravamo fino a ieri, la query te la fornisco nel metodo execute. Mentre invece con il prepare statement la query, o meglio il modello di query, te lo fornisco quando creo lo statement. Quindi quello statement sa che dovrà eseguire quelle query. Prima di eseguirle devo fissare i valori dei parametri, sostituire nel modello i parametri specifici. In questo caso il primo parametro è la matricola, quindi è un int. Il primo parametro è un int e vale s.getMatricola. Il secondo parametro dello statement è il cognome, quindi è una stringa. Parametro numero 2, il valore è s.getCognome. Aperto e chiuso tutto. Il terzo parametro è di nuovo una stringa, quindi parametro numero 3, virgola, valore s.getNome. Niente, oggi le parentesi non mi entrano. E il quarto parametro, anche lui una stringa se non sbaglio, 4, virgola s.getCDS. Quindi è sicuramente più leggibile e più modificabile e mantenibile la stringa, perché è esattamente la stringa che abbiamo, senza manipolazioni strane. È sicuro, perché non sono io che vado a fare la conversazione di stringhe, ma chiedo di fatto al livello driver JDBC di farla lui nel modo giusto. In realtà poi non la fa neanche, perché tecnicamente manda al database prima la stringa e poi gli manda direttamente un pacchetto dati binario con quel parametro. Quindi la concatenazione di stringhe, come abbiamo visto, non viene mai fatta. Anche loro stessi dicono è meglio non competere con il diavolo quando si tratta di intercettare malefatte. Quindi è più leggibile, più mantenibile, più semplice, più pulito. Conclusione: da oggi in avanti che conosciamo che esistono i prepare statement, useremo solo più quelli. Quindi l'oggetto statement, dimenticatevelo, a meno che non ci sia una query che non ha nessun parametro, allora in quel caso si può usare, perché è statica la stringa, non c'è nessun rischio. Ma se no, ogni volta che avete una query in cui avete almeno un parametro, sempre questo metodo qua. Tra l'altro ha anche dei benefici di efficienza, perché poi il database si ricorda, visto che il modello di query è sempre lo stesso, se chiamate questo metodo molte volte, lui si accorge che il template è lo stesso, e riusa parte delle ottimizzazioni che ha fatto nelle fasi precedenti. Quindi avete anche un beneficio di efficienza, ma in questo caso il beneficio di sicurezza e di manutenibilità del codice ci importa molto di più che non quel piccolo guadagno di efficienza che abbiamo. Ok? Allora, cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato, lo riassumo solo velocemente, a fare una classe per ogni tabella principale del database, a fare un DAO in cui ci siano i metodi CRUD e S. Crea, leggi, aggiorna, forse cancella, e S come search, CRUD, diciamo.
abbiamo imparato dentro il DAO a usare sempre il prepare statement. Ciò che non abbiamo ancora imparato oggi e lo dovremo andare la settimana prossima è come gestire le relazioni tra i vari campi. Quindi quando lo sappiamo fare per la tabella studente, per la tabella corso, non lo sappiamo ancora fare, non abbiamo ancora ragionato su come gestire la relazione molti a molti. Adesso facciamo una pausa, poi parliamo di ricorsione, così cambiamo un po' argomento.